Ciao amici, sono Diego di Tempus Fugit. Questa sera non potevo non fare questo video perché ho visto Omega ha presentato un nuovo Speedmaster, un modello diciamo fatto in collaborazione con ESA. Questo modello che si chiama X33 Mars Timer è stato appunto creato in collaborazione con ESA e pensato per i possibili astronauti che dovranno andare in missione su Marte. Questo modello ha, diciamo, ha delle caratteristiche simili al modello precedente che si chiama X33, sempre Skywalker, che è stato fatto nel 1998. Negli ultimi anni, grazie secondo me a Elon Musk e quindi alla SpaceX, l'esplorazione spaziale privata ha spinto tanto anche le varie agenzie governative diciamo, nel cercare fondi, nello spingere molto nella ricerca appunto dell'esplorazione spaziale. Infatti lo Skywalker del 98 era sul polso di tutti, diciamo, i partecipanti della Dragon Crew. Quell'orologio lì, quindi lo Skywalker, aveva un movimento al quarzo termoregolato, con la sigla 5619, che aveva una carica di 2 anni. Un orologio veramente molto preciso, ma al quarzo. Questo, diciamo, ultimo modello, il Mars Timer, ha la medesima cassa di quell'orologio, quindi è una cassa in titanio di grado 2, 45 mm di diametro, a un'altezza di 14,9 mm e un passo da 20. Il titanio di grado 2 è tutto sulla cassa. La cassa come potete vedere, ha la corona in alluminio anodizzato, colore ematite, bellissima, che serve a, diciamo, a ricordare il colore della sabbia marziana, il rosso della sabbia marziana. Mentre per quanto riguarda il bracciale, abbiamo sia titanio 2 che titanio 5 sui link, quelli lucidi. E adesso non vi lamentate, non vi dite ma ha 45 mm, ma è grande, ma non lo metto sotto la giacca. Questo orologio è stato pensato da ESA per gli astronauti. Gli astronauti che andranno su Marte non avranno lo smoking, non andranno a fare aperitivi, avranno bisogno di un dial abbastanza ampio perché questo orologio, come vi dicevo, un quarzo, ha dei cristalli liquidi che servono a monitorare tutte le funzioni che ha. Le funzioni che ha sono molto importanti, quindi il modello Skywalker aveva delle funzioni, diciamo, di 3 fusi orari, aveva delle sveglie, aveva un controllo alla rovescia e aveva il calendario perpetuo. Il modello invece, che è stato presentato oggi, quindi il Mars Timer, ha un movimento che è il 5622. Sono due numerini di differenza, ma è molto 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 più elaborato questo meccanismo, questo, diciamo, sistema al quarzo. È sempre Un termoregolato, ha sempre un giorno, mazza molto corrente dura, molto 24 alta, ore e dura 30, 9 sempre 2 anni minuti, circa la quindi batteria. dura Però, qualcosina per chi in non lo più di sapesse, quello Marte, terrestre. cosa hanno fatto i nostri amici di Omega? Hanno messo su questo orologio la possibilità quindi di avere oltre i 3 fusi orari terrestri anche 3 fusi orari marziani, così che il nostro astronauta, quando sarà arrivato su Marte e dovrà, diciamo, collaborare con altri astronauti sempre su Marte, potranno regolarsi con il fuso orario esatto di Marte, non quello terrestre, perché i giorni appunto sono differenti e gli anni sono differenti. Un'altra funzionalità incredibile che ha questo orologio è una bussola solare. Come forse non lo sapete, ma Marte non ha poli magnetici, quindi le bussole non funzionerebbero. Con questo sistema, funzionante sia sulla Terra che su Marte, appunto, ci permette di indicare sempre il nord ed è una cosa veramente utile per un astronauta che si trova appunto magari in missione su Marte, ha mesi di viaggio da casa sua, da solo e via dicendo. Quindi secondo me un orologio, un vero orologio professionale, bisogna vederlo come tale, non bisogna paragonarlo allo Speedmaster che è andato sulla Luna negli anni 60. Sono due cose completamente differenti. È vero che quello là è diventato un'icona, la usano tutti per andare a fare aperitivi, perché è veramente bellissimo, è il mio orologio preferito probabilmente, però questo qui è un orologio, veramente professionale. Oltre ad avere un design, secondo me, accattivante, anche la scelta dei colori. È un orologio che a me è piaciuto tanto. Non penso che lo comprerò perché costa comunque 7.000 qualcosa euro e sono tanti soldi, però non lo so, è un orologio che mi è piaciuto, mi ha colpito, ecco. E sicuramente io voglio sperare che sia poi quello che veramente NASA e ESA utilizzeranno e metteranno al polso degli astronauti che partiranno, si spera presto, il prima possibile, per andare su Marte.
Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito la mia novità l'ho portata. Fatemi sapere cosa ne pensate, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale, mi fa molto piacere, scrivetemi sempre cosa ne pensate e io sono sempre contento di rispondervi. Io vi saluto e vi ringrazio come al solito. Ciao, al prossimo video.